Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove questo tipo bello fiero, scusate, camminava tutto zoppo. Adesso guardalo come cammina tutto bello fiero lui. Ma poi guarda, vorrei solo puntigliare una cosa. Guarda che bello la diversità fra i vari personaggi. Quindi questo qua è andato a puttana il tipo. Questo qua è un senza tetto, c'ha il bastone, cammina tutto ed è tutto smunto. La zozza è vestita da zozza ed è all'angolo della strada. Gente barbona si fa investire dalle macchine. Cioè, c'è una diversità incredibile nei personaggi. E iniziamo Third Street Saint. Aspetta Troy e Julius, ok. Ehi là, ciao. Ho aumentato un po' il mio rispetto, siete contenti? There's a turf war going on right now. If we crash the party, we could take all those sons of bitches out at once. Aha. Va bene, allora, datemi un secondo. Io ho solo una pistola e ho un po' di soldi perché nel mentre che facevo una registrazione e l'altra ho caricato un po' i miei soldini. Posso entrare? O è chiuso? Vorrei entrare, ma c'è il simbolo del piede, questo vuol dire che è una rapina. Esattamente. La cosa bella è che di notte i negozi sono chiusi e di mattina ovviamente sono aperti. Quindi tutti i negozi, se ci entri di notte, equivale a una rapina. Il che è una rottura di palle in questi casi. Fammi entrare. Era il suo regalo di diploma, ha detto. Beh, spero che la ritroverai allora la macchina. Lo immagino. Troy, you worry too much. The kid will be fine. Tranquilli, ho solo una pistola e posso prendere a pugni la gente. Mal che vada, rispawno. Aspetta che parcheggio bene. Eccomi qua. You stick with Troy and me, you'll be fine. Man, dove siete? Pezzi merda! No one's walking out of here but us. There you go. Bravi, chiunque sia stato. Allora, aspetta che io mi prendo le munizioni. Risali? Ain't nobody taking the role from us. Ancora vivo questo. Come è possibile? Usciamo, se riesco a uscire. Grazie delle munizioni, grazie dei soldi che ho bisogno di entrambe le cose. Come facevo a nascondermi? Oh, fantastico, grazie di tutto. Cos'altro ho? Solo la pistola. No, come facevo a nascondermi? Vorrei entrare solo per rubargli le soldi che sono caduti dentro. Scusami, mi ha fatto molto ridere. Come facevo a fare il reloading? Come facevo a ricaricare un'arma? Col tasto sinistro, ok. Però in realtà non è vero. Con i tasti direzionali io ci mangio. Va. Aspetta che ti sparo alle gambine. Tec tec. Aspetta. Vabbè, è morto lo stesso. Alla fine ci sono tutti tranne i Saints. I Saints sono arrivati per ultimi e sono quelli che stanno ripulendo tutto. Minchia. Che casino incredibile. Che casino incredibile che è successo. È molto difficile mirare in questo gioco perché ti hanno messo l'attacco con l'arma al posto della mira. E vabbè, ci sta, è una feature diversa. Solo che la costante mira senza poter prenderla correttamente. Tipo in questo caso
Io a quello gli avrei sparato volentieri in testa. A quello io gli avrei sparato. Che è successo? Non abbandono nessuno. Non so. Merda. Qualcuno mi dia da mangiare. Ok. Ah, ho capito. È un pezzo di merda. Ma stai buono. Oh, che cattiveria. Come faccio a ricaricare? No, non la voglio abbandonare la missione. Boh, non lo so. Dovrei vedere nei comandi come si fa. Aspetta che intanto mi arrubo tutte le munizioni. Minchia. Ma Julius dov'è? Ah, ma tu... Ma Julius, tu sei ancora bloccato qui? Ma scusami. Oh, merda, la pula. Ma stai buono, ciccio. Allora, venite. No, posso entrare? No, ovviamente. Ma perché Julius è scemo e si blocca da su? Forza, tutti sulla macchina della pula. All right, we lost them. Drop me and Julius off. Le abbiamo seminati. Ma neanche no, ti dirò. Cioè, non l'abbiamo proprio seminati, è solo morto. In sostanza, questa missione la potevo fare tutta in macchina, investendo un po' tutti, anche se hanno un'intelligenza artificiale che li fa proprio... Qua c'è ancora gente viva. Che li fa addirittura spostare. Cioè, guarda, questo l'ho appena investito usando la macchia. Aspetta che mi rubo i soldi. Ecco, fatto, grazie. Anche le munizioni, visto che costano. Ok, la prendo. E rientriamo dentro. Beh, non è stata una missione difficile, anzi, è stata anche a tratti divertente. E tra l'altro ora, visto che è giorno, voglio entrare nel negozio di... vabbè, questi qua li ho distrutti con il paraurti, poveracci. Saints Rose Oz again. Don't think I'm finished with you yet though. I'm holding a meeting at the church. Swing by when you can. Va bene, vengo appena posso. Dividi e conquista. Listen up, people. I got some serious shit to discuss. Yeah, we cleared out the road. You think for a second that's gonna stop them? Unless we wipe all these motherfuckers out, they're gonna keep coming. And they ain't gonna be happy. Eh beh, certo. It ain't gonna be settled until the Canales, the Rollers, and the Vice Kings ain't nothing but a memory. Dex, you got the Canales. Ever since they hooked up with the Colombians, it's like they own this town. And with that drug money rolling in, we can't compete. Be smart how you move against them. The Lopez family been running that gang for 30 years. There's a reason they're still around. Perché sono bravi. Troy, you dealing with the Vice Kings. Not a chance. Fuck you say? Anyone but them. You scared of going against Benjamin King? Man, fuck that. I'll take King out. Johnny, bravo, Johnny. It's not that simple. Bullets still kill motherfuckers, right? Doesn't get much simpler than that. Johnny è sempre stato grande. I don't need a fucking babysitter, Julius. Keep an eye on your boy. Who's got the rollers? I do. Chi è? Lynn? The fuck you wearing blue for? I asked Lynn to hook up with the rollers. We don't know much about these fuckers, so I wanted one of us on the inside. Okay, I didn't think abbiamo the rollers pimped hoes. Any other comments? Yeah, when you punch, don't throw your shoulders so much. Shut up, Johnny. Hey, I'm just saying. Once we're done here, go talk to one of these guys. They'll have something for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Il gioco inizia. Risanatore, perfetto. Possesso totale 3 di 36. Grazie. Hai guadagnato abbastanza rispetto per sbloccare nuove missioni. Eh beh certo, con tutto quello che mi sono impegnato a fare. Il problema è che ho solo una pistola e due hamburger. Ehi là, salve, sono venuto a fare... Aspetti, Taking apart the Carnales ain't gonna be easy, so whenever you're ready, hit me up at the church. Ok, Dex, aspetta che devo fare compere. Vediamo, abbiamo il coltello, abbiamo le pistole, abbiamo i mitra, questi potrebbero servirci. Abbiamo i fucili a pompa, che per ora... Beh, con la grafica così, in realtà, senza poter mirare, il fucile a pompa, secondo me, è un'ottima scelta. Abbiamo i fucili, che ci costano 2000, e ora come ora sono un po' tanti. Le armi da lancio... E gli... 3.000 dollari, eh?
Ok, beh, i costi non sono neanche tanto proibitivi. Allora, le pistole per adesso teniamo questa perché secondo me non ci conviene comprarne un'altra se le munizioni sono quelle che troviamo a terra. Prenderei però o un mitra o un fucile a pompa. Prendiamo il fucile a pompa. Vuoi acquistare? No, vorrei prendere altre munizioni. Come faccio a prendere le munizioni? Boh, non lo so. Non c'è un tasto per farti le munizioni? Boh, non c'è. Va bene. Oh, grazie. Oh, Johnny. Mi fido sempre di quelli che si chiamano Johnny, io. Ci sarà un motivo. Ricorda, ti fanno guadagnare rispetto. Grazie, lo so. E visto che ci ha chiamato Johnny, io la prossima volta inizierò proprio con la missione di Johnny. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!